non è soltanto una introduzione che ci porta una persona di straordinaria competenza nel settore della legge e soprattutto della legge che riguarda le unioni tra le persone, quindi il diritto del matrimoniale, e che è René Rocchino Nardari, avvocato trevigiano, prima donna avvocato italiano della Sacra Rota, persona che conosce molto bene questo mondo per aver trattato decine e decine di casi di separazioni e di contese. Io vorrei che fosse proprio Stefano Zecchi a raccontarci il perché, le ragioni della sua associazione personale a questo libro e di che cosa ha vissuto nel ritrovare queste storie raccontate con tanto realismo dall'avvocato Nardari. Quindi grazie intanto a voi che siete qui stasera. Perché ho preso in considerazione la possibilità di fare l'introduzione, cosa che faccio rarissimamente per una serie di motivi. E l'ho fatto molto volentieri perché, diciamo la verità anche ai signori che sono qui, la figura del padre è una figura praticamente, drammaticamente, tragicamente sparita. Perché un padre oggi non sa che pesci prendere, non sa come organizzare la sua forma educativa all'interno della famiglia. La madre, anche nel senso migliore proprio della sua relazione, ormai è una donna che assume compiti importanti nella vita quotidiana, delle responsabilità alte, quindi proprio senza volerlo, in senso buono, tende a surrogare. Questi poveri padri non si sa più che cosa possono fare dentro la famiglia. Ed è una trama, perché il padre è la storia. Tu togli il padre, togli le radici. E quando una pianta non ha radici, non cresce o cresce male. Innanzitutto volevo ringraziare il professor Zecchi che ci onora della sua presenza e anche per il bel intervento che ha fatto e per la sua, diciamo, bellissima presentazione. Poi volevo anche dire a tutti che il libro che ha scritto il dottor Zecchi, Dopo l'infinito cosa c'è papà, dovete leggerlo, perché spiega realmente il rapporto di padre e figlio. È veramente bellissimo. Devo dire la verità, mi ha molto commosso, è molto bello. E quindi, dopo aver letto quello del professor Zecchi, riuscite a capire anche di più quello mio, dei padri calpestati. L'organo giudiziario mi affidò al bambino, in via provvisoria ed urgente. L'ultima domanda che il mio avvocato propose nel procedimento ancora in corso davanti al Tribunale dei Minori fu la richiesta di decadenza della potestà genitoriale di Anna. Il Tribunale, preso atto della situazione di grave pregiudizio per il minore, dichiarò la decadenza dalla potestà genitoriale della mia compagna su Giulio. Anna non si fece più né vedere né sentire. Il bambino non mi chiese più nulla della mamma. È molto bello, adesso attraverso la lettura di tutto quello che ha passato quest'uomo si può arrivare a capire la bellezza di questo rapporto tra il padre e il figlio, perché è l'unico racconto positivo per il padre che può avere con sé il figlio, perché di solito negli altri racconti il rapporto è completamente diverso. Ecco, a me ha colpito molto in quasi tutte le storie c'è questa costante di padri che esitano a difendersi anche legalmente, mentre spesso le donne con le quali si sta consumando la separazione sono più rapide anche nel ricorrere. Ma molte persone mi hanno detto, ma gli uomini sono più buoni delle donne? No, non è vero che gli uomini. Forse sono più fragili, forse sono più ingenui, non lo so. Comunque in certe situazioni, anche in questa soprattutto, quella del... Il titolo è Un gesto disperato, quindi voi potete capire che proprio è un tema drammatico questo. Avevo una forte perplessità sulla paternità del bambino. Zada era una donna inaffidabile, era capace di tutto. Le dissi che intendevo sistemare ogni cosa dopo aver seguito l'esame del DNA. Quindi la pregai di pazientare qualche mese, ma non voleva lasciarmi in pace. I fornitori insistevano per essere pagati.
le banche pressavano. Dovevo pagare pesanti interessi e non riuscivo a far fronte a tutti questi impegni. Mi sentivo in una morsa. Non sapevo più dove sbattere la testa. Zata me la trovavo davanti, dappertutto. Si appostava con la bambina vicino alla palestra, ove permaneva per ore, e poi mi pedinava quando uscivo. Più volte pensai di chiamare il 113, ma poi la pubblicità negativa che questa storia mi avrebbe arrecato mi distoglieva dall'idea. Ero agitato, demoralizzato. Se ne accorse anche Manuela. Capì che ero stravolto, che non ero più in grado di gestire questa situazione. Troppi dispiaceri, troppe delusioni, troppe angosce. Non ebbi il coraggio di incontrare mio padre. Mia madre fu l'ultima persona che vidi. Non so se il mio fu un gesto di coraggio o di viltà. So solo che non ce la facevo più. Guardai per l'ultima volta la foto di mio figlio. Il giorno dopo... Non ci fu il giorno dopo per Giorgio. Non ci fu nemmeno quel silenzio rispettoso che ognuno di noi ha di fronte alla morte. Ci fu invece un gran clamore per quel nefasto e sorprendente annuncio. Giorgio Perini si era impiccato. La situazione, a mio parere, e per quello che è l'esperienza che posso avere io, è estremamente conflittuale tra un padre che vuole avere quell'autorevolezza che pensa gli sia assegnata dalla tradizione, dalla storia, e dall'altra parte si scontra con una realtà che questa autorevolezza gliela porta via. Quindi io credo che non abbia neppure gli strumenti per poter chiedere aiuto, gli strumenti intellettuali, soprattutto quando si tratta, come in questi casi, di situazioni quasi estreme e di difficoltà forse anche culturale. Per cui padre rappresenta in questo momento, appunto, come diceva l'avvocato, una figura estremamente fragile, perché è culturalmente fragile. E allora è vero, la storia, la vicenda che prima era stata letta, cioè quella del bambino Giulio, è... Mi piace sì perché finisce bene, ma perché dà un'indicazione, a mio parere, di straordinaria efficacia. Cioè, a un padre basta pochissimo per essere riconosciuto, e questo pochissimo è l'affetto, riconoscimento. Grazie. Avvocato, un commento su questa storia che è stata letta e su quanto detto adesso dal professor Zecchi? Ma qui si tratta di persone molto fragili. Questa situazione è stata una delle tre storie che mi sono successe nella mia carriera. Ho avuto tre casi in cui appunto il cliente si è ucciso, e sono sempre situazioni di grande tristezza, sono dei drammi. Sono persone che non riescono a sopportare le sofferenze oltre un certo limite. Ho capito che tante volte non riescono a superare certe situazioni. E la gente deve essere conoscenza di queste situazioni, perché quando uno racconta una propria storia crede sempre che è successa all'altro, ma non pensa mai che possa succedere a se stesso. Invece ormai sono all'ordine del giorno, bisogna prenderne atto. Ecco, tra i tanti casi di paternità sottratta e rubata, dopo ci sono anche quelli di natura economica, e poi magari entreremo anche con l'avvocato Nardari e nella seconda parte di questo incontro nelle possibili correzioni, no, per i rimedi che ci vengono proposti. Ma prima di fare questo vorrei che ci raccontasse anche questo caso, perché è un caso di straordinaria attualità. Cioè il tema di colui che scopre attraverso strumenti che una volta non esistevano che gli è stata rubata la cosa più radicale e profonda di tutte, che non è neanche la dotazione economica piuttosto che la possibilità di vedere un figlio, così, ma proprio il fatto di non essere realmente un padre. Ma quello che poi soprattutto mi ha colpito è stata la reazione, no, della parte femminile. Ce lo può raccontare bene questa storia, avvocato? Ve la posso raccontare bene. Vi posso dire che l'ho sentita mia questa storia, e ci ho sofferto molto con la persona che si è trovata a subirla. Perché? Perché c'era il problema, dirlo o non dirlo al bambino. Glielo dico che non sono il suo vero padre? È un problema che ci dobbiamo porre, è un problema che dovremmo risolvere. E vorrei scrivere qualcosa su questo tema, professore, perché è molto importante. È molto importante. Io mi domando, se un padre scopre di non essere il vero padre, che cosa fa?
Si tiene il figlio oppure lo dice, chiede il disconoscimento di paternità? Possiamo sentire un'ultima storia, se siete d'accordo, sì. dalla viva voce di Roberto Carruba. La mia vita familiare proseguiva con difficoltà. Le ragazze erano molto provate e io ero distrutto. Paola ora abitava con me, Francesca veniva ogni 15 giorni a dormire a casa. E allora di pranzo andava a trovare la madre che abitava in un appartamento in centro città. Un giorno per caso venne a sapere da alcuni amici che mia moglie da tempo era iscritta a Meetic, un famoso sito di incontri online, con tanto di foto che la rendeva sorridente e disponibile a relazionarsi con conoscenze maschili. Dichiarava di essere separata e di essere interessata a uomini da 48 ai 65 anni. Non ero in grado di spiegarmi come Sara, che era stata la mia compagna di vita per 30 anni e che credevo di conoscere completamente, fosse cambiata improvvisamente al punto da diventare per me una sconosciuta. Mi domandavo chi fosse la vera Sara, quella di ieri, madre e moglie perfetta, o quella di oggi, donna insoddisfatta in cerca di emozioni. Una donna molto astuta è anche quella che ha convinto, come raccontavamo oggi su Radio Cortina, per un lungo periodo, i tribunali, che un padre di 60 anni dovesse pagare ancora le spese di mantenimento a un figlio di 40, storia realmente accaduta. Ecco, vorrei che ci raccontasse anche questo tema che i giornali bollano con l'orribile termine di bamboccioni. La discrezionalità dei magistrati in diritto di famiglia è un tema molto molto pericoloso, perché il magistrato, a seconda del suo punto di vista, decide la situazione. Questo era il caso di cui io parlo, è di un padre sessantenne che è obbligato a mantenere la figlia, più che trentenne, mi pare trentunenne, la quale è laureata e ha un lavoro, però un lavoro precario. Tra l'altro una figlia che non vede da tempo, perché naturalmente è un problema in cui la madre ha manovrato contro il padre, quindi è una strumentalizzazione che ha portato a non vedere, il padre non vedeva la figlia da tempo. Il tribunale presso il quale mi sono rivolta per chiedere che non venisse più corrisposto all'assegno da parte del padre, che oltretutto oltre aver 60 anni era anche ammalato e aveva un reddito bassissimo, ha ritenuto che non aveva dimostrato l'autosufficienza economica della figlia. Ma la figlia lavorava, aveva un lavoro precario, ma secondo il tribunale avrebbe dovuto avere un lavoro duraturo. Questo non è giusto, secondo il mio punto di vista, lo dico nel libro stesso, perché si dovrebbe mettere un paletto, dire a 30 anni i figli devono mantenersi da soli. Poi, se c'è un caso eccezionale, allora il figlio ricorre, ma non che il giudice possa stabilire che il padre o la famiglia debba mantenere il figlio, diciamo, 30-40 anni. Addirittura c'era un articolo sul Corriere del Veneto che, appunto, ho risposto a quell'articolo, abbiamo parlato di questo argomento, dove c'era mio padre 40 anni, 45 anni, i genitori dovevano mantenerlo perché dice che il figlio non trovava lavoro, ma non è una cosa assurda. Questa discrezionalità in materia di diritto di famiglia, io trovo che molto spesso bisognerebbe cambiare le leggi. Anche i giudici, tutto sommato, hanno delle storie proprie per cui possono pensare in un modo o in un altro. Scuola materna, ma scusa, perché non paterna? Ma perché scuola materna? Ecco, questa è la cultura del nostro tempo. Cioè, perché, e guardate che nelle altre, io mi sono un po' informato, in Germania non è così, Poi c'è una situazione di difesa della struttura familiare dal punto di vista economico, con i nidi, che è straordinaria. Per cui una madre non può fare davvero la mamma, va a lavorare, quindi il bambino viene, cioè tutta un'altra roba. Certo. E invece da noi c'è questa visione mammizzata della società per cui sì, i figli alla mamma, no, cosa vengono? 90%, 92%. Sì, certo, quasi sono tutti alla mamma. Cioè, una figura variabile, sì, c'è. Anche se, diciamo, in modo un po' così politicamente corretto, la colpa è, no, della mamma, perché l'ha trovata con quell'altro, eccetera, eccetera, ma papà, fuori. Perché? Perché il figlio ha bisogno della mamma e non ha bisogno del papà. Questo chiedo io. Non ha bisogno del papà nello stesso modo. A questo punto si deresponsabilizza anche la figura paterna. Grazie. C'è mancanza di preparazione da parte dei magistrati. Lo dico perché lo stesso Nordio mi ha confermato.
Perché sono delle persone che hanno studiato, ma non hanno nessuna formazione per quanto riguarda il diritto di famiglia. Sono persone che vengono da... uno può essere un giudice che appena è uscito da una sezione fallimentare o da diritto del lavoro e viene a giudicare una causa di diritto di famiglia. Io ne ho una in cui c'era da piangere. Veramente c'era da piangere, perché era la prima causa che faceva di diritto di famiglia. Quindi era necessaria una specializzazione da parte dei magistrati, mancanza di specializzazione, l'ho detto, delle sezioni specializzate, perché non c'era competenza da parte dei tribunali. Poi nel mio libro, questo per l'aspetto processuale, per l'aspetto sostanziale invece, per quanto riguarda adesso i padri separati, io sarei dell'avviso che dovrebbero cambiare alcune regole, ma molto... diciamo, regole importanti. Innanzitutto quella dell'assegno di mantenimento, io sono contraria che il padre, il marito debba passare un assegno di mantenimento a una donna che lavora e che è autosufficiente. Le donne hanno combattuto tanto per essere, diciamo, pari all'uomo, sono donne emancipate, hanno la loro autonomia, perché devono essere mantenute dall'uomo. Si devono mantenere da sole, i figli devono essere mantenuti da entrambi. Ma le donne devono arrangiarsi, scusate se lo dico, ma una donna deve avere la dignità di dire mi mantengo da sola. Questo, naturalmente ci sono dei casi eccezionali, allora per il principio della solidarietà matrimoniale, se una situazione, diciamo che una donna si trova in una situazione particolare, ci sono delle eccezioni, ma normalmente è giusto che le donne si mantengano da sole. Quindi nessun assegno di mantenimento, secondo il mio punto di vista. Un altro problema importante è quello della residenza. La collocazione della madre, cosa vuol dire? Che la madre ha praticamente, applicano lo stesso schema dell'affidamento che c'era prima, cioè l'affidamento alla madre, no? Adesso c'è l'affidamento condiviso, ma non è condiviso di fatto, perché il bambino viene collocato sempre presso la madre, di conseguenza non è cambiato niente, è rimasto lo stesso schema di una volta. Quindi non è cambiato niente. Quindi bisognerebbe cambiare anche la cultura. Io sarei per la residenza, per due residenze, una per il padre e una per la madre. Non è che valga, da un punto di vista psicologico vale questo discorso, che non c'è la residenza della madre, c'è la residenza di entrambi i genitori. La casa deve essere divisa in parti uguali. Non è giusto che la casa venga data alla madre perché il bambino ha bisogno di essere tutelato, perché perdendo la casa perde una tutela. Il bambino soffre perché i genitori litigano, non perché cambia la casa. Quindi la casa andrebbe divisa fra le due parti, fra il padre e la madre.